Ciao ragazze, ciao ragazzi, ciao a tutti. Benvenuti in un nuovo video, mia family. Abbiamo un ospite super speciale, Conil, applauso per Conil, yeah! Sì. Ogni volta ci metto almeno tipo 2-3 giorni per convincerlo per filmare un video con me, quindi ce l'abbiamo fatta anche questa volta, ragazzi. Ho visto su TikTok delle interviste fatte a appunto uomini, maschietti, uomini, riguardo temi femminili, diciamo così, e sono rimasta abbastanza scioccata nel vedere che praticamente non sapevano niente. Quindi mi sono detto, come ti senti? Ti senti preparato sui temi femminili? Per niente. Per niente? No, beh, mi spiace, cioè, ma viva l'onestà, cioè iniziamo proprio benissimo. Vediamo, top. Però vediamo, dai, facciamo un test. Secondo me fai la finta che dici che non sai niente, poi in realtà sai tutto. No, vabbè. Non è il mio caso. Ok, vedremo, mi sono segnata queste domande, diciamo le più, non voglio dire cattivelle, però le più forse complicate, non lo so, per voi maschietti. Inutile che sbirci, che ti ho visto che hai sbirciato. Sì, comunque, ma in inglese non ho capito niente. Non è vero, comunque la risposta non c'è, quindi pure che leggi, guarda. Allora, prima domanda, tema ciclo mestruale, ok? E fin qua ci siamo. Prima domanda. Le donne possono fare la pipì se hanno un assorbente interno in quel momento? Sì o no? Tic tac, tic tac, tic tac. E già qui siamo messi malissimo. Quindi, allora, ragioniamoci un attimo. Allora, cioè, ragionaci un attimo. Per comodità direi di no. Per comodità di no, così perché subito, non ci ragioniamo proprio. Spariamo la prima cosa che ci per viene in mente. Per comodità direi di no, però pensandoci direi forse di sì. Allora, così non vale. Allora, dico di no, poi guardo la tua faccia, poi dico di sì. Così non funziona, te lo dico subito, te la do sbagliata se fai così. No. E la tua risposta, cioè dimmelo tu, ok, capito che spari, no. Guarda che è abbastanza scandaloso il fatto che tu lo sappia, cioè non è che faccia tanto ridere, secondo me è assurdo, però ho visto infatti, però ho visto che è una cosa comune che voi maschietti, cioè siete messi proprio male. Allora dico di sì. Cioè, dico allora, hai detto 4 risposte, tutte diverse. Allora, scegline una e poi ci spieghi il perché. Devo anche spiegarlo? Eh certo, scusa. Ah, allora, allora in quel caso sceglierei sì, perché è più facile spiegare. Però secondo me è no, dai, opto per no. Ok, quindi non possiamo fare pipì se abbiamo un assorbente interno in quel momento. No, no. Sbagliatissimo, ovviamente, certo che è possibile, scusa, sono due entrate differenti, non c'entra. Oh mio Dio, vabbè. E qui, cioè, però se ti fa sentire meglio, tutti gli uomini che ho visto intervistati erano messi benissimo come te. Quindi facciamo cultura adesso che ci penso, ma scusa, sì. Voi vi lamentate così tanto, poi alla fine le cose sono abbastanza facili, cioè nel senso comunque potete fare pipì, potete fare quello, quell'altro, mi lamentate tanto. Tu ti rendi conto che cosa succederà, che dici queste cose, cioè ci sarà veramente una furia omicida, ma come ti puoi dire? Voi no, vedi allora, noi ragazzi, questo fa vedere che noi ragazzi comunque eravamo preoccupati per voi, perché se non hai la minima pallida idea di niente. Perché pensavamo che la situazione era molto peggio. Ma cosa c'entra? La situazione, cioè, allora, la situazione non è così grave, la situazione è grave, se tu hai dolori e sanguini per giorni, non è che è grave se non puoi fare pipì, scusami, eh. E ma noi d'altro canto come uomini dobbiamo ascoltare voi donne quando vi lamentate, per quello la sofferenza è lì. Beh, vabbè, questo può essere, però vabbè, questo è un altro discorso, però non c'entra niente col fatto che hai sbagliato e non hai la più pallida idea. Quindi questa io la sapevo che la sbagliavi, lo sapevo, e non commentiamo. Ma che altro? Beh, io sono rimasta scioccata quando ho visto questa intervista, perché ero convinta che sapessero tutte queste cose, invece evidentemente no. E mi sono detta, devo farlo con i miei amici, questa intervista devo fare con i miei amici. Se avevo il ciclo lo toglievo. Tu se avevi il ciclo lo toglievi? Sì. E con questa perla passiamo alla seconda domanda. Perché esistono diverse grandezze degli assorbenti interni? Sai che ci sono mini, sì. Comfort, max, plus, normal, plus, super, allora, questo plus, lo dovrei eccetera. Sapere. Ok, sentiamo. Due motivazioni qua. Cioè, due specifiche, perché uno più grande e più piccolo. Ok. Uno perché a seconda della donna può essere anche diverso il flusso del sangue. E come terza potrebbe essere che No, due erano. Scusa, sì.
fatto prendere dal momento di in cui sapevi effettivamente qualcosa. Quindi aggiungiamo la settima. Scusate, la seconda però. Te la sei dimenticata già? No, la seconda. No, la prima era per le lacrime, ti prego le lacrime. Sto la prima era per il flusso e la seconda è per il discorso che magari all'inizio del ciclo, alla fine del ciclo, magari il flusso anche lì cambia. Per quello ci sono due motivazioni. Bravo, bravissimo Neil, ma cavolo, qua mai stupito. Ma tu lo sai che tutti gli uomini intervistati dicevano perché cambia la grandezza della donna? Cioè pensavano che l'assorbente più grande, più piccolo fosse a seconda della grandezza, invece no, è il flusso. No, questo è stato veramente bravo. Oh, stavo per pensare anche la prima, diciamo. No, la prima non avevi la più pallida idea, sei veramente, guarda, malissimo. Ho detto sì, però dopo mi ha fatto pensare che c'è magari la... No, di sito hai detto no. No, guarda che hai registrato, di sito hai detto no. Poi cercavi di capire dalle mie facce e comunque hai sbagliato, quindi... Vabbè. Però la seconda sei stato bravo, ti giuro che mi ha stupito, perché ho sentito delle risposte, vi giuro che bravo. Terza domanda, quanti assorbenti in media utilizziamo al giorno? Di media? Sì, in media al giorno. Niente, così facendo un piccolo calcolo veloce, dovrebbe essere 8 di media. 8 al giorno? 8 al giorno, sì. Allora, dipende da tanti fattori. 8 infatti... forse un po' tanto. Ah, ok. Però più o meno sì, dai, secondo me sì, cioè tipo un 5, cioè, secondo me, ma bravo, ma cavolo, Neil, è ripartito malissimo, veramente, cioè veramente imbarazzante. No, ho fatto il calcolo circa 2-3 ore di... Resistenza, diciamo. Giusto, solo che di notte dormi, quindi devi limo. Quindi più o meno il calcolo era giusto. L'idea era quella, dai. Veramente, cavolo, okay. Ti giuro che non me l'aspettavo che le sapessi, ti giuro. Sbagliale, che è più divertente! C'è una differenza di prezzo tra gli assorbenti al gusto di frutta o quelli al gusto senza gusto? Cioè cambia il prezzo? La rispondo è che in primis non sapevo che esistessero proprio quei con vari... Gusti. Cavolo, volevo farti la domanda tra pochetto, ma hai beccato subito. No, infatti non esistono. Infatti pensavo all'inizio che parlava dei profilattici. Pronto, abbiamo cambiato di scopo. No, cavolo, però tutti ci cascano, tu no, bravo. No, era una domanda tra bocchetto, volevo vedere se lo sapevi oppure no. Perché tipo certi ci cascavano, pensavano che fossero tipo all'arancia, alla pesca. Altra domanda. Sì, Quanto dura in media un ciclo mestruale? Ciclo mestruale. Sì, quanto dura? Il ciclo, quanto dura? Circa, boh, 4 settimane, un mese. 4 settimane? Quindi ho sempre il ciclo praticamente. Tutto il mese mi dura e poi ricomincia. Quanto dura il ciclo? Quanto dura? 4-5 giorni. Bravo! Mazza! E sei preparatissimo, ma che è? Bravo, è ripartito malissimo, poi sei andato in meglio, bravo. Altra domanda. Oh. A che età in media si presenta il ciclo? Boh, anche lì dipende. Sono esperto di queste cose qui. Dipende. Scusa, ma ti sei fatto una specie di cultura perché ti avevo detto più o meno quale sarà l'argomento? Non lo sapevo, no. Ok. Boh, ma penso di media 12-13 anni. Giusto, ma che? Bravo! Ogni tanto ti ascolta, cioè, quando mi dica la cosa. Sì, più o meno sì, 12-13 ogni tanto mi ascolti, una volta ogni tanto per farmi contenta, dici? Capita che nella mia vita, da quando io conosco, così ti ho ascoltato. E dici in 20 anni, no, quant'è? No, 20, 22 anni che ci conosciamo. 22 anni! Io di meno. Neil si cala gli anni costantemente, ragazzi. Io massimo 10 anni, la conosco, non di più. Perché lei un po' di più, perché lei... Perché tu, io ti ho visto che eri piccolo, sì, e quindi poi... io mi ricordo e tu no, è certo, esatto. In realtà è più vecchio di me. Guardate bene voi a casa. Ok, allora che cos'è questo?
ahimè, anche questo. Lo sai! Ma io non ci credo! No, perché c'è una storia, poi il mio coinquilino potrà anche... Raccontaci sta storia, ti prego. No, non posso. La racconto io? Racconti tu. Perché tu non vuoi parlare oggi? Non ho capito sta cosa, che poi mi prendo io la colpa di averlo detto. Vabbè, ma non diciamo mica chi è. No, non si sa, c'è... Tra coinquilini, diciamo. Tra coinquilini? Raccontala tu. Io? Sì. Ah, niente, eravamo... Racconta, allora, prima dici che cos'è questo che ti ho fatto vedere. Allora, questo... Come si chiama? Ah! Come si chiama? Sì, come si chiama? Non so, hanno messo Cyclic Up, una cosa così. Cyclic Up! Carino come... Carino Cyclic Up! È una coppetta mestruale. Sì, non lo sapevi, te lo, no, te l'ho detto il nome io. Non lo sapevo, mi dispiace. Ok, adesso non avendo avuto necessità di comprarlo. Adesso l'hai imparato. Non avendo cercato adesso Amazon. Adesso lo sai. Okay. Raccontami come hai scoperto che cos'è. Niente, avevamo questa coinquilina che ogni mattina si svegliava, faceva il caffè, tra le varie cose, ovviamente disinfettava sto oggetto particolare usavo un piccolo pentolino, ma non ce l'ha mai detto che usava quel pentolino lì, dove noi lo usavamo anche per altre cose. Tipo per fare la pasta? Tipo, direi, oh no! Per fare il tè magari, cose oh così. No! Per quello non era il massimo per noi scoprire cos'era. Immagino! Dopo abbiamo sgridata e bene o male speriamo che il fatto non sia più ripetuto, ovviamente. Ma perché è sempre la coinquilina che avete adesso? No, è... Ah, ok. Però l'oggetto misterioso è sparito, per fortuna, dopo un po'. Tu poi ti facevi il tè. Che buono. Prendiamo una sfida. Se volete farmi qualche domanda, mettete nei commenti. Facciamo il video numero 2. La seconda parte. Parte 2. Ma quando? Però domani te ne vai. Prossima volta. Sì, queste erano tutte le domande che io avevo. Devo dire che siamo partiti, cioè, proprio malissimo, cosa che speravo, poi invece si è andato sempre sempre meglio, fino a quando abbiamo visto che sei una specie di esperto, praticamente, quindi bravo, un applauso a Nile, agli uomini che, insomma, applauso circa, visto che, insomma, la prima domanda era abbastanza grave, però, tutto sommato, ti diamo un voto positivo, direi, non lo so, ditecelo voi nei commenti, però, secondo me, voto positivo. Sei stato abbastanza bravo. Me la cavicchio, dai. O forse io dovevo scegliere domande più difficili. Non lo so. Ho un tema diverso. Vabbè, prossima volta. Quindi, mia family, questo è quanto per il video di oggi. Spero che vi sia piaciuto. Speriamo che vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella, mi raccomando. Io vi mando un bacio enorme. Grazie mille al nostro ospite speciale Neil, che ogni tanto si fa rivedere sul mio canale come ai vecchi tempi. Bacio e al prossimo ciao. Video. Ciao.